I racconti di Parvana, di Nora Tomei. Le favole rimangono nel cuore quando tutto il resto se ne va. È l'ultimo insegnamento che Nurullah dà alla figlia Parvana prima di essere arrestato dai talebani. Ed è qui che inizia il viaggio di Parvana. Basato sul bestseller di Deborah Ellis, I racconti di Parvana, racconta la storia di una ragazzina di 11 anni, dallo sguardo coraggioso e dagli occhioni verdi, che vive con la sua famiglia in una stanza di un piccolo condominio malandato a Kabul, nella zona più povera della città. Anno 2001, poco prima dell'inizio della guerra, scatenata dagli USA per ritorsione all'attentato delle Torri Gemelle. Cresciuta sotto il regime talebano, quando suo padre viene arrestato ingiustamente, si ritrova con una famiglia in cui le donne non possono fare nulla, poiché le donne, anche se lei sa leggere e scrivere, non possono andare in giro se non accompagnate da un uomo. E allora l'unico modo per poter far qualcosa e aiutare la sua famiglia è quello di tagliarsi i capelli e travestirsi da maschio. Molti esperti afghani hanno contribuito alla realizzazione del film per assicurare una rappresentazione veritiera della cultura e le tradizioni di questo paese. Per quanto riguarda l'animazione, pensate che il film è stato candidato agli Oscar nel 2018. Contiene una storia nella storia. Che cosa intendo? Beh, la narrazione si divide in due parti, apparentemente slegate, ma che si incontreranno proprio nel finale. Mentre diciamo che un disegno al tratto realistico e narra la drammatica ricerca di Parvana del padre, ci sono episodi più fiabeschi, in animazione cutout, una forma di stop motion che utilizza ritagli di carta. Non mi resta che quindi augurarvi una buona visione. When I was young, Parwana, I knew what peace felt like. Stories remain in our hearts even when all else is gone. Parwana, were you listening at all? Yes, Papa. Why is this girl not at home? She should cover herself properly. Maybe you should stop looking at her. I can have you killed! I think business will pick up. If there are women Papa? present, cover yourself now! Where is he being taken? To prison. It will be all right. My family is in a desperate situation. I'm sorry, child. Girl! Stop when I tell you! When you're a boy, you can go anywhere you like. I'm going to find Boba. No, you're not. I'm going. There's nothing you can do to stop me.